Oh my god, hai sentito ora che ha fatto? Povera paura. Facciamo uscire. Allora, ma è bene. Ci sono. Come state le mie fiamme? Spero super benissimo. Oggi io, ragazzi, vi presento un super news. Vi saluto non dal Colorado ma da Las Vegas. In questo momento noi precisamente, saluta le fiamme, baby. Ciao fiamme. Ciao Christian. Noi siamo in Las Vegas e stiamo andando a Los Angeles. Sì, stiamo andando alla California. In macchina. In macchina. Questo è stato un totale di 16 ore in macchina per arrivare a prendere due nuovissimi, bellissimi, fluffissimi, piccolissimi cagnolini nuovi. Noi non abbiamo mai avuto un cagnolino nostro. Christian, ragazzi, non ha mai avuto un cagnolino. Oggi ragazzi, stiamo andando a fare una cosa super importante per noi. Se siete nuovi qua, io mi chiamo Sofia Campana. Benvenuti, super piacere di conoscervi, ragazzi. Siete appena diventate delle fiamme, iscrivetevi a Sofia Land cliccando la campanella per ricevere tutte le notizie per quando pubblico un nuovissimo video. Los Angeles, perché stiamo andando a Los Angeles? Allora, ragazzi, i cani non sono da Los Angeles, ma arrivano all'aeroporto di LAX dopo 11 ore di viaggio. Put my hands up. Nei commenti vorrei vedere, secondo voi, da dove arrivano questi cagnolini. Vi do un indizio: è da un posto abbastanza lontano da qui. Hanno fatto un gran bel viaggio. Secondo voi, da dove arrivano? Commentate sotto e lascerò un commento se indovinate correttamente. Primo stop, Starbucks, ovviamente. Hi! Vuoi una frappuccino? No, the one that we usually get. Quale prendiamo noi? Quella calda? Thank you. Caramel latte, se piacciono, quelli caldi. Yeah. Caramel latte with coconut milk. Can you get please a caramel latte with coconut milk? Thank you! You have to say ciao. Ciao. Good job. It's awesome. Good job. Thank you. Thank you. Bye bye. Io ho preso la very hip. Io ho preso la very very hibiscus e è tipo un tè che è super pieno di caffeina e quindi tra un po' sarò qui a saltare e fare gli avvitamenti in macchina praticamente. Siamo quasi, ragazzi, mancano mezz'ora. Mancano 30 minuti, 32 per essere esatta. E abbiamo entrambi un po' di agitazione perché stiamo andando a prendere i nostri baby. Stiamo scannando che non vediamo l'ora. Speriamo che ci piacciamo a loro, cioè, come che si dice in italiano, non so. Speriamo che ci amano. Speriamo che ci siamo simpatici. Esatto. E anche tra di loro, perché non si sono ancora ufficialmente conosciuti. Si conosceranno finalmente, diventeranno fratelli. Fratello e sorella. E noi saremo genitori. Io. Come, ragazzi, li abbiamo appena presi. Raga, sono. Sto tremando. Sono piccolissimi. Baby, apriamo Mr. Wilson. Senti, l'ho bagnato. Ciao amore. Oh my god, hai sentito ora che ha fatto? Povera paura. Facciamo uscire. Allora, ma è bene. Ci sono. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you so much. You're so kind. Bye bye. Baby, stanno morendo di freddo. Allora, dico cosa facciamo. Entriamo con loro in macchina. Sì. Hi, Wilson. Hi. Oh my god, you're so cute. Oh my god, you're so cute, Wilson. Uva, stai tremando. Aia, mi stai a morte. Sì, ti sta...
mio, fatti vedere. Guarda come sei carino che sorridi. Raga, ha fatto la pipì. Saluta Sofia Lane, principessa. Saluta. Ciao amore. Sento che hai la pancia bella piena. Sì, hai. Hai appena mangiato. Sei piccolissimo. Guys, mi sta nella mano. Mi sta proprio nella mano. Ha la pancettina piena di cibo. Ciao fiamme. Ciao piccolo. Non ci credo. Lei sta banchettando. Mi dai di food? Sì. Chi è questo ditino, papà? È mio. Non puoi mangiare le mie thighs. Non puoi mangiarli? Guardate, ragazzi, è grande come la mia mano. Ragazzi, è piccolissimo, guarda, tutta la mia mano è la sua pancia, tutta la mia mano è la sua pancia. Davvero al massimo di non parlargli in questo modo durante questi vlog. Ciao! Tu hai questa pancia piccolina, rosa. Guarda i piedini. Ciao, ciao, ciao. Non ho salto, bevi come un salto polare. Anche lei, ragazzi, nella mia mano, sa. Oh, vuoi stare in piedi? Guarda che vuole stare in piedi. Oh, so cute, she kissed you. Volevo farvi vedere proprio quanto è piccola. Cioè, lei è proprio tutto pelo. È tutto pelo, guardate le sue gambe. Buongiorno ragazzi. Allora, noi siamo arrivati a casa finalmente. I puppies sanno dove casa dolce casa. E loro hanno tanta fame, quindi gli do un po' di cibo. Allora, gli devo dare solamente 2 cucchiaini di cibo perché hanno la pancia così piccola che non ci sta più cibo. E praticamente io l'ho fatta adesso con un po' di acqua calda, vi faccio vedere, con il cucchiaio di Estelle perché lei rifiuta di mangiare se non glielo metto in bocca col cucchiaino, che se vedete è più piccolo della mia unghia, proprio piccolissimo questo cucchiaino. Così ci sta in bocca di Estelle. All right, time to eat. Go ahead, Mr. Wilson. Eat up. Sono molto stanchi. Wilson ha avuto un po' di cagarella in questi giorni e quindi io e Kristen ci stiamo svegliando tipo ogni ora, anche ogni mezz'ora durante la notte per prenderci cura di lui, perché piange e ci dice proprio che deve fare i suoi bisogni, così li portiamo su uno di questi che si chiamano P-Pad e loro fanno i loro bisogni sopra queste cose. Mi metto giù adesso così neanche il cibo sporco per terra, o se devo fare il pipì almeno possono farla. E lui ha anche, poverino, un po' di tosse perché, come abbiamo detto, arrivano da molto lontano, 11 ore di volo in più 12 ore di macchina, quindi tantissime diverse temperature, umidità, e è proprio stanca, ha fatto un lunghissimo viaggio. Come?
Domani andiamo al dottore e faremo il primo check dal dottore. Qua. Siamo stanchissimi oggi, ragazzi, proprio tantissimo lavoro. I puppies sono super cute e bellissimi e noi siamo felicissimi di averli come parte della famiglia. Ups, it's ok. Però non è facile, sono due animali vivi e sembrano dei pupazzi, però sono vivi e le loro vite sono nelle nostre mani. Io non ho mai avuto responsabilità il 100% di un animale vivo e quindi spero solo di poter essere una brava mamma e fargli avere tutto quello che hanno bisogno, di sapere se c'è qualche problema e farli essere due cagnolini molto felici. Commentate sotto se avete un animale, che animale è e come si chiama. Vorrei anche sapere, ragazzi, nei commenti cosa volete vedere di questi due piccoli qui su Sophia Land. Se volete vedere il primo bagnetto, se volete vedere chi li portiamo a fare shopping, cosa volete vedere? Come vedete, lui ha cibo ovunque. Cioè, questo qua, stiamo piano piano capendo le loro personalità e lui lo chiama Rugrat, proprio vuole distruggere tutto, il vostro tipico puppy che vuole mordere tutto, mangiare tutto, distruggere tutto, fare i casini, huh? Lei invece, ragazzi, è una principessa, suo nome è Estelle, li sta perfettamente perché è proprio una proprio principessa Estelle. E vuole rimanere super pulita, cerca di non fare casino col cibo. Guarda, deve mangiare come principessa da cucchiaino. Come? Oh no, basta, non lo voglio più. Mr. Wilson, spero che ti piaccia la tua nuova casa. E spero che ti vanno via le tosse molto presto, perché poveretto, mi fa troppo pena sentirli così tossire. Morde tutto, tutto vuole mordere. Opa, facciamo vedere su Phelan come ti piace stare sulla schiena. Bravissimo, che bravo. E ciao su Phelan. Oh, mi vuoi mordere, lo so. Sentite che vocina che ha. Voglio caricarti. E che principessa bravissima che sei. Sì, Sophia Land, sono molto brava. Ciao fiamme. Allora, ragazzi, io chiudo questo vlog perché vorrei far riposare i puppies. Oh, sweet baby, è calmissima. E ragazzi, commentate sotto quali vlog volete vedere con Estelle e Wilson. Se avete animali a casa, come si chiamano, che tipo di animali sono. E indovinate da dove sono arrivati questi bellissimi, preziosi fiamme nuovi alla famiglia Sophia Land. Ciao fiamme, vi voglio bene e lasciate un super like, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale cliccando la campanella per non perdere mai un nuovo vlog quando esce su questo canale. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Buona domenica, ciao fiamme, ciao.